Ciao ragazzi, benvenuti. Oggi parliamo di... 5 passi fondamentali per avere un suono di ondulante basso e corposo. Avete presente quei ondulantoni belli, fighi, bassi? Ecco, quelli lì. Oggi video sulla cordatura che vi avevo promesso da tanto tempo, finalmente è arrivato. Per fare questo video oggi utilizzerò due cose. Per prima cosa questa nuova pelle Wambuca. Non so se sapete che Wambuca ha cominciato a fare le pelli e userò questa pelle California Sand da 14 pollici. Ci sono un sacco di pelli della Wambuca, ci sono monostrato, ci sono doppio strato e la figata di queste pelli è quella di essere molto controllate. Wambuca la conosciamo principalmente per tutta la questione delle sordine, sia per casse, per eccetera eccetera, ha tirato fuori queste pelli dove infatti c'è scritto Controlled Overtones Head, proprio perché appunto è una pelle che dovrebbe controllare gli overtones. E la seconda cosa che voglio dirvi è che, dato che quando faccio video sulla cordatura del rullante mi rompete le scatole perché uso lo Starphonic, in realtà avete anche ragione perché tutto quanto suona bene con lo Starphonic, oggi ho deciso di usare questo, che è un rullante di nessuna marca in realtà, è un rullante che mi ero autocostruito, poi magari vi parlerò appunto di questa cosa perché voglio dirvi alcune cose sui rullanti autocostruiti, quindi comunque tranquilli ve ne parlerò. E detto questo, basta, direi che possiamo partire. Togliamo questa pelle che poveretta non ce la fa più e mettiamogli quella nuova. Ok, passo numero 1, chi avete alla mano, incominciamo a togliere la pelle vecchia e poi andiamo a mettergli l'altra. Allora, raga, quando togliete una pelle, mi raccomando, ricordatevi di non togliere il cerchio quando siete dentro, perché se no fate un casino di polvere. Andate fuori. Adesso posiziono la nuova pelle e poi vi spiego come tirarla, perché quello è un passo importante. Nel momento in cui la pelle è posizionata, il consiglio che vi do è quello di andare a tirare i tiranti del rullante a croce, cioè tiro uno, poi tiro quell'opposto. Poi andando in senso orario, salto uno oppure salto due e vado a quello dopo. Saltare uno, saltare due, praticamente è la stessa cosa, fate quello che volete. Io di solito sono abituato a saltare due. Vi faccio vedere, ma spostiamo la telecamera perché così vedete meglio. Eccoci qua, molto meglio. Come vi dicevo, dovete andare a tirare a croce tutti questi tiranti, quindi tireremo quelli opposti con le mani, cercando di tirare il più possibile. Poi, dopo aver tirato, saltiamo due, uno, due e andiamo a tirare questo e il suo opposto. Di qua saltiamo di nuovo due, uno, due e andiamo a tirare questo qui e il suo opposto, poi questi due e infine questi due. Facciamo un controllo che tutti siano ben tirati, se ce n'è qualcuno ancora un po' da tirare lo tiriamo e direi che per adesso siamo abbastanza a posto. Numero 2, dopo aver montato la pelle battente andiamo a fare la stessa cosa con la pelle risonante. Ovviamente sarebbe meglio se avessimo una pelle risonante nuova, perché il fatto di mollare, tirare di qua e di là non gli piace tanto alle pelli. Quindi se avete una pelle nuova mettetela ancora meglio, io non ce l'ho adesso come adesso, quindi mollo completamente questa. E poi faccio la stessa cosa che ho fatto prima, tirando con le dita sempre incrociando. Mi raccomando, ragazzi, incrociate sempre. Ok, pelle sotto tirata, messa tutto a posto. È un po' una pazzia, ma monto il rullante sulla batteria e andiamo a sentire come suona. Ok, il suono di rullante così non è il massimo, già lo sapevamo, ma secondo me è una cosa importante fare lo stesso una prova in questo modo per capire poi dove andare ad agire, per capire come agire sulla cordatura del rullante. Il passo numero 3 è utilizzare la nostra chiavetta e andare a tirare ogni tirante sempre nello stesso modo. In che senso? Nel senso che se andiamo a dargli mezzo giro a un tirante andremo ad avvitare nello stesso modo anche tutti gli altri tiranti che ci sono sul rullante o comunque sulla parte sopra o sulla parte sotto del rullante in base a cosa stiamo accordando. La prima cosa che possiamo fare per farlo suonare meglio è sicuramente quella di andare a tirare un pochettino la pelle sotto. In generale io tengo sempre la pelle sotto un pochettino più tirata di quella sopra. Questo vale soprattutto per le accordature alte, ma anche per le accordature basse, perché la pelle sotto e la cordiera hanno bisogno sicuramente di più sensibilità della pelle sopra, quindi un po' più tirata è meglio. Vado a tirare di un giro di chiavetta completo i miei tiranti del rullante, ricordandomi prima di tirare con il tirante date bene un giro con la mano, altrimenti rischiamo che quando tiriamo con la chiavetta giri a vuoto il tirante. E vi faccio già sentire, solo facendo questa piccola cosa, come cambia il suono. Dopo
Dopo aver fatto questo, sta a noi decidere cosa vogliamo, che suono vogliamo. Se ad esempio per me questo suono è troppo basso, posso andare ad agire adesso sulla pelle sopra. Quindi proviamo ad aumentare il tiraggio della pelle di mezzo giro, quindi tutti i tiranti li aumentiamo di mezzo giro. Ah, ricordatevi di fare sempre tutto incrociato. Ok, il suono è già completamente diverso, a me non dispiace, poi ovviamente qui dipende da persona a persona. La cosa da fare adesso è cercarsi il suono andando sopra e sotto a aumentare sempre di un pochettino la tensione delle viti. Consiglio mio è quello di cercare di lasciare comunque sempre sotto un filino più tirato, quindi se arrivate a tirarli uguali, comunque dategli almeno un quarto di giro sotto in più rispetto a sopra. Il consiglio numero 4, che è un consiglio molto molto importante, riguarda la cordiera. Se tiriamo un pochettino la cordiera, faremo diventare il suono, soprattutto la coda del suono, un pochettino più asciutta e quindi suona meglio. Però attenzione, una cosa importante è questa, ragazzi: non fate il suono troppo asciutto, ma fate respirare il rullante, cioè createvi un suono in modo tale da avere una buona pacca iniziale, ma poi non insecchite subito il suono, perché il problema della cordiera qual è? Se è troppo tirata diventa troppo secco, quindi avremo una buona pacca ma il suono del rullante non sarà più super pomposo e figo come deve essere. Numero 5, se il vostro rullante suona ancora troppo, mettetegli tranquillamente una sordina sopra, ad esempio un performer pad di One Buca, che va benissimo. Fate un po' di prove, lì ad esempio ce ne sono di due tipi, provate a mettere quella più piccola, se ancora non vi basta mettete quella più grande. Comunque i performer pad ve li lascio qui sotto in descrizione nel caso voleste acquistarli. Io non ne ho avuto bisogno per un motivo molto semplice, cioè che la pelle di questo rullante è già sordinata. Non so se si riesce a vedere, ecco qui forse si vede, ha già da questa parte e anche da questa parte due sordine, e devo dire che tiene veramente molto 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 bene gli armonici, e comunque anche essendo monostrato si comporta molto 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 bene con le frequenze basse. Io con questo la finisco qua. Se il video vi è stato utile, se avete qualcosa da dirmi, se avete altri consigli per la cordatura bassa del rullante, se avete altri consigli su queste pelli One Buca, se le avete provate, se non le avete provate, fatemi sapere un po' di cose tutte qui sotto nei commenti. Mi raccomando, lasciatemi un bel mi piace se vi è piaciuto questo video. Io vi invito ancora a iscrivervi al canale andando sui miei social, Instagram e Facebook, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!